adesso direttamente da visto questa bella intervista che riguarda il prossimo Festival di Sanremo e dice la cantante e questo anno Valletta Risa. Sarò me stessa maniera diversa rispetto ad altre esperienze professionali che ho fatto. Decisa e anche un po' irritata con tutti quelli che richiedono perché ha accettato le vincitrici uscente del festival questo ruolo di assistente di Carlo Conti sul palco dell'Ariston. La cantante non ci sta a sminuire il ruolo di Valletta, che si è scelta per questo Festival di Sanremo, e che condivide con Emma Marrone, dopo il successo dell'anno scorso come cantante con Controvento e chiarisce. Sono qui a Sanremo per svolgere un ruolo nel migliore dei modi con tranquillità e professionalità. Non ho dischi o altri progetti da presentare. Non dico che l'avrei fatto gratis ma di certo non lo faccio per soldi. Quindi sono qui per imparare e per fare un'esperienza da aggiungere alla mia vita. Con lei c'è il fidanzato e produttore friulano Lorenzo Piccolo, a Risa come l'ha conquistata Carlo Conti. In realtà sono stata io a chiamarlo ad agosto. Gli ho detto che mi sarebbe piaciuto essere con lui sul palco. Lui mi ha ringraziata per la disponibilità e ha detto che mi avrebbe dato una risposta. Che poi fortunatamente è arrivata ed è stata positiva. Carlo Conti è un'ottima persona e cicatrice di musica per cui sono molto fiduciosa. Arisa ha già ascoltato le canzoni in gara? Nemmeno una. Aspetto le prove dell'Ariston. Mi sarebbe piaciuto partecipare anche a quelle precedenti con i cantanti in gara, perché è sempre bello stare in gara, in quel clima, con l'orchestra e tutto il resto. Mi rifarò in questi giorni. Arisa la stampa propone lei come la calma ed erma aggressiva sarà veramente così? In realtà molto meno di quello che si possa pensare. Siamo molto simili, entrambe nel sud più o meno coetanee cose, che contano molto, e poi siamo molto legati alla realtà della vita di oggi, ai problemi quotidiani. Per il resto avremmo look differenti. Arisa ha recitato in un film porterà questa esperienza a Sanremo. Vuol dire se riceverò una parte? No, di certo sarò spontanea in tutto per tutto. In realtà anche la mia recitazione è così, ma pare che vada bene ai registi. Mi limito a imparare le parole e poi al sciacca mi comporto come sto facendo con lei adesso. Quali sono i suoi interessi culturali? Ho scoperto di avere una passione per certi film anni 80 e 90. Giorni fa io e Lorenzo abbiamo visto in televisione Blade Runner e mi ha folgorato. Molto bello, probabilmente leggerò anche il racconto da cui è stato tratto. Attualmente sto leggendo Il cardellino di Donna Tartt. Diciamo che mi piace assorbire conoscenza. Mi sento sempre la prima delle ignoranti. Arisa quindi niente concerti televisione o altro. Non subito terrò comunque il cellulare acceso perché le proposte ci sono, ma sinceramente non ho programmato esattamente il prossimo passo. Se ritornerò in televisione oppure mi proporrò in tempi brevi nella musica per fare visto festival al meglio e divertirmi mi sono messa in attesa. Intervista alla cantante Arisa, che in questo festival di Sanremo farà la valletta tratta dalla rivista Visto.